L'azienda Li Casotti Pasticceria di Cianciana ha presentato a Milano il panettone e la latta da collezione a tiratura limitata decorata dal maestro Lorenzo Maria Bottari dell'azienda Li Casotti Pasticceria di Cianciana. È stato un successo, un vanto per Cianciana, tributato anche dall'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Martorana. Gaetano Ravanà. L'azienda Li Casotti protagonista a Milano, ci vuole parlare di questa esperienza che ha una vetrina internazionale? Allora, l'esperienza su Milano è stata un'esperienza veramente fantastica, che ci ha dato la possibilità di coronare dopo un progetto, un nuovo progetto che nasce a febbraio del 2021, in pieno lockdown. Quindi semplicemente da un'idea partita così quasi per gioco di andare a incassonare il nostro panettone all'interno di una latta con uno spessore, con un rilievo che dava la possibilità al panettone ancora di più di esaltare i gusti, quindi abbiamo deciso di partire con questo progetto semplicemente da un calendario da tavolo, che è proprio questo che avevo davanti, che avevo acquistato, e quindi io da lì mi è venuta l'idea di andare a cercare di intraprendere un accordo commerciale con il maestro Lorenzo Maria Bottari, che è un pittore internazionale che conta più di 500 passa mostre in tutto il mondo, e utilizzare le immagini sulle poesie di Salvatore Quasimodo, che è stato premio Nobel, dove dalle poesie nascono queste opere d'arte. Il progetto alla fine è venuto qualcosa di molto elegante, molto bello, con colori mediterranei che rappresentano la Sicilia, e da lì nasce il progetto. Quindi abbiamo deciso, dato che su Milano siamo molto presenti dal punto di vista commerciale, abbiamo deciso di coronare alla fine questa fantastica scatola latta con la presentazione a Milano giovedì pomeriggio fino a sera. È stata veramente qualcosa di eccezionale, che con degli interventi a mio dire, anche che per qualche minuto si è passati dalla buona pasticceria, dall'alta pasticceria siciliana, anche a un momento di cultura molto profondo. Assessore Curaba, mi sembra che la Cianciana sia stata proiettata in ambito nazionale grazie al panettone dell'azienda Li Casotti. Sì, senza dubbio, anzi è stata degnamente rappresentata dall'azienda pasticceria Li Casotti, capitanata dal grande Giovanni Lobue, che, come ha detto, praticamente ha avuto un'idea spettacolare di fare il connubio tra pittura e pasticceria, quindi con una latta veramente meravigliosa, in cui sarà, secondo me, il passo avanti che l'azienda Li Casotti decollerà ancora di più. In questi anni ha fatto tanto, ci ha rappresentato già in diversi anni in Italia e anche all'estero, e quest'anno, con questa presentazione che hanno fatto giovedì a Milano, ha dato tanto a Cianciana. L'amministrazione di Cianciana è veramente orgogliosa di questa azienda che porta il nome di Cianciana avanti in tutta Italia e anche all'estero.